momenti importanti. Questo è il gol di Benedetti, è partito da metà campo e batte Castellini così. La partita è iniziata da appena 5 minuti, 4 minuti dopo pareggia Damiani su questo cross di Pellegrini dalla destra. Damiani in tuffo e solo e batte Zinetti 1-1. Torna in vantaggio il Bologna su calcio di punizione battuto da Benedetti. Oggi Benedetti ha segnato 2 gol, cosa che non gli era mai accaduta da quando gioca in Serie A. Il pareggio del Napoli arriverà al 13° del secondo tempo, ma prima c'è questo gol di Musella annullato dall'arbitro Casarin per fuorigioco. Questo accade all'11° del secondo tempo. Ecco il gol del pareggio. Anche qua sembrano in fuorigioco i due giocatori del Napoli, ma è difficile valutare poiché si tratterebbe di vedere tutto il campo nel momento in cui viene battuto il calcio di punizione. E poi c'è un rigore reclamato dal Bologna. Guardate il tiro, Castellini non trattiene la palla, arriva Mancini e Mancini viene atterrato. Vivacissime le proteste dei bolognesi. Casarin però fa proseguire il gioco e ordina di